Inaugurata questa mattina al Maschio Angioino l'opera Lacrime di coccodrillo dell'artista bresciano Francesco Vezzoli, ispirata alla leggenda secondo cui la regina Giovanna II avrebbe fatto sparire gli amanti scomodi rinchiudendoli nelle segrete del castello laddove li attendeva un coccodrillo del Nilo. Il messaggio è del rispetto della storia, nel senso che questo coccodrillo vorrebbe sbranare fra le sue fauci una testa originale antica che proviene dagli scavi di Palmira, e questo ha un significato storico molto preciso perché noi sappiamo che negli scavi di Palmira sono stati compiuti degli scempi che non staremo qui adesso a ricordare. C'è un filo rosso che accomuna tutti gli interventi che abbiamo fatto, che innanzitutto quello di pensare opere in assoluto dialogo, in strettissimo dialogo con i siti della città e anche con la storia della città. Così è stato con la Venere degli Stracci, che in qualche modo interpretava questa, evocava il dialogo stretto tra la grande memoria e anche le macerie, le rovine che abitano questa città, un po' miseria e nobiltà quasi potremmo dire. Dall'altro lato il lavoro di Vezzoli, un lavoro che riprende una grande leggenda storica, quella del coccodrillo di Giovanna II, i cui amanti venivano divorati da questo famelico coccodrillo arrivato, si racconta Croce, dall'Egitto, attaccato a una nave. E quindi anche questa è un'opera che entra nella storia di Napoli, la reinterpreta e recupera anche un pezzo del Maschio Angioino. L'iniziativa rientra nel disegno di Napoli Contemporanea, un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura che prevede l'installazione di opere d'arte commissionate appositamente per adornare e ravvivare alcuni luoghi della città. È una installazione permanente che noi avremo qui al Maschio Angioino, che poi è frutto di un bando che noi abbiamo vinto come comune con il Ministero della Cultura. È un'opera molto importante di un grande artista che però si colloca perfettamente nel contesto e nella storia del Maschio Angioino. Il coccodrillo che fa parte dell'iconografia di questo luogo e della città, ma anche il grande senso dell'installazione che guarda al tema della difesa e della protezione dei valori archeologici delle città, della loro storia. Questa installazione messa qui, che è proprio un luogo simbolo della città a fianco ai grandi scavi archeologici che abbiamo della metropolitana, va ben al di là del senso stesso della sua rappresentazione, un po' un messaggio culturale che viene portato avanti in questo percorso che noi stiamo facendo.